Vittoria dell'orgoglio, quella della Marina di Catanzaro contro una delle grandi del campionato di promozione Girone A, quella Atletico Maida, che a detta di tutti è stata nominata una delle sorprese più importanti di questo campionato. Oggi però la differenza dei punti che c'erano in classifica non si è vista e il Marina di Catanzaro, zitto zitto con mister Pino Sesto, nelle ultime 5 partite ha fatto ben 8 punti. Noi abbiamo qualche dubbio se le possono servire, ci perdoni mister la battuta, però fa sempre piacere vincere. Vabbè, innanzitutto ci servono a mantenere viva quella piccola fiammella di speranza che abbiamo per una questione di orgoglio, per onorare il campionato e dimostrare il nostro orgoglio, la nostra dignità e non voler mollare mai fino alla fine, finché la matematica non ci condanna. E comunque tutte le piccole, che ha detto tra virgolette, si stanno svegliando. L'Atletico Botricello sta vincendo anche la partita, la Garibaldino ultimamente, cioè, voglio dire, squadre che stanno davvero lottando, chiedo scusa. E come si dice, la paura fa 90, cominciamo ad avere paura, il cerchio stringe, ognuno cerca di... E comunque le ultime pare che si stanno svegliando verso la fine, anche la vittoria dell'Atletico Botricello ultimamente in questi giorni, voi che vincete queste due partite. Sì, la paura come si dice fa 90, tutti abbiamo paura, il cerchio stringe, le pareti diminuiscono, ognuno cerca di scappare dalle sabbie mobili, dalla retrocessione o dai play-out. Quindi noi purtroppo... Il mio rammarico è che per motivi vari abbiamo dovuto rifare la squadra in corsa e quindi ci siamo ricompattati veramente dalla ripresa. Il nostro campionato è iniziato l'8 gennaio, però stiamo facendo veramente bene. Comunque, mister, può succedere che adesso, visto che quelle due sopra stanno correndo e probabilmente non ci saranno nemmeno i play-off, si corre il rischio, anzi, tra virgolette, la buona cosa per voi, che alcune squadre sono demotivate. Ma mica tanto, oggi abbiamo avuto l'esempio, il Maida che è sesto in classifica e che ha pochissime possibilità per questo discorso di fare i playoff, è venuto e ha fatto la sua partita onorando il campionato, quindi per fortuna le partite vengono onorate e mi auguro che sia così in tutte le partite fino alla fine. Mister Barone dell'Atletico Maida, ma la vedo molto buio in faccia, un po' per la prestazione dei suoi, per la sconfitta, per che cosa? Sconfitta non c'è stata da quanta, ma sicuramente la brutta prestazione nostra, assolutamente. Ecco, oggi dicevamo con mister Sessito che non si vedevano i punti di differenza tra la sua squadra e il Marina di Catanzaro, eppure voi avete fatto un gran bel campionato. Sì, d'accordo con lei, oggi molto, molto strana la cosa, i miei non erano in palla, sapevamo che avremmo trovato la squadra che comunque è agguerrita, però deve rispondere colpo su colpo se vuoi giocare a calcio. Oggi sicuramente una prestazione infausta. Ecco, grazie per avermi nominato, e comunque era una battuta chiaramente, però stavo dicendo, è un po' una questione di motivazione, che cosa, come se la può spiegare così a caldo? Non lo so, per esempio, cosa dirle, domenica scorsa mi ha regalato un tempo, secondo tempo straordinario come reazione, oggi i miei un po' strani, non riesco a capirlo, perché il problema era un po' dappertutto, eravamo in ritardo sulle seconde palle. Chiaramente abbiamo trovato un avversario abbastanza, come dire, ostico e aggressivo, però il calcio è anche questo, bisogna saper rispondere e controbattere. Poche idee, onestamente, oggi sono un po' arrabbiato per questo. Ecco, si è passati dalla rimonta da 0-3 con il filogas di domenica scorsa e oggi a questa sconfitta. E un'altra cosa, una domanda un pochettino tecnica, perché ha lasciato Martinez in panchina? Allora, Martinez è 10 giorni che non veniva ad allenarsi, è venuto appena giovedì, e poi ieri sera quando abbiamo fatto la rifinitura, quindi era giusto che come gli altri, è un ragazzo straordinario, però deve stare anche con la squadra, anche perché aveva avuto un piccolo infortunio, 12 giorni che non lo vedevo, se non erro. Già c'erano pochissime speranze per i play-off, perché si dice che addirittura probabilmente non si faranno, questo oggi sarà la decisione definitiva? È probabile, io non so le altre squadre cosa hanno fatto. La Mantea ha pareggiato in casa col Cariati oggi. Wow, bello. E noi stiamo lì, perdiamo punti per strada. Un punto in pratica.